successo? Perché stai piangendo, figliolo? Ho molta fame! Hai fame? Vuoi che ti cucini qualcosa? Sì, lo voglio! Io voglio che cuciniate quello che ho disegnato! Grande! E la sfida inizia adesso! Che cuciniamo adesso? Bene, ho finito! Ragazzi, ho disegnato degli spaghetti e voglio che siano davvero buoni! Ah, il mio piatto forte! Non preoccuparti, figliolo, ce la farò! E con cosa inizio? Prima prendiamo gli spaghetti, togliamo la corda e li mettiamo dentro. Ma perché non entrano? Devo fare qualcosa! Li spezzo a metà! Cosa stai facendo? Tranquilli, sono solo spaghetti, niente di complicato. Ah, sei scemo? Adesso ti mostrerò come si preparano gli spaghetti. Fammi vedere. Oh. Adesso li mettiamo nell'acqua bollente. Ora aspettiamo, ragazzi. Ragazzi, siete tutti dei dilettanti. Prima di tutto, ragazzi, questi non sono i migliori spaghetti. Beh, sono degli spaghetti normali, Dimon. Cosa stai dicendo? Adesso ve lo mostrerò. Ehi, che stai facendo? Sono spaghetti! Oh, non stai bene, ragazzo! Sto facendo gli spaghetti fatti a mano. Iniziamo con la farina. È il momento di creare un imbuto. Rompo un uovo. Verso un po' di olio e alla fine aggiungo il sale. Ora mescoliamo il tutto e ora facciamo il massaggio. Ragazzi, gli spaghetti sono quasi pronti. Abbiamo l'impasto pronto. Ora faremo gli spaghetti. Tagliamoli con attenzione. E li buttiamo dentro. E mescoliamo. Nel frattempo mescoliamo anche i nostri frutti di mare. Ora aggiungeremo una piccola decorazione, così saranno più belli. Guardate, non sono bellissimi? Oh, cosa stai facendo? Sto grattugiando il formaggio, è obbligatorio. I classici spaghetti di papà con il ketchup. Come va, Stas? Cosa stai facendo? Ragazzi, si attaccano completamente al fondo, non ho più bisogno. Stas, ma che fai? Stai bene? Dimon, sono l'uomo più intelligente del mondo! E quindi ecco, intorno... Naturalmente aggiungiamo lo sciroppo di cioccolata! Fatto! Non è giusto, non sono degli spaghetti! È orribile, è disgustoso, Stas! Ora vediamo cosa ci dirà Odisseo! Sicuramente vincerò io! Assomiglia ad un cibo molto buono! Parto da questi! Che razza di roba strana c'è qui dentro! Va bene, li provo! Non è così buono, Dimon, mi dispiace! Cosa? Il mio è il migliore? In che senso? Ragazzi, sono degli spaghetti davvero buoni, sono perfetti! Grande, eccellente, bravo, figliolo! Oh, cos'è quello, ragazzi? Sono degli spaghetti gommosi, vincono sicuramente loro, sì! Sì, amici, sì! Papà, cuoco! Ottimo! Ora voglio un panino davvero buono, croccante! Panino! Ottimo! Cominciamo, ragazzi, prima mettiamo il pane nel tostapane. Ottimo, ora tagliamo il pomodoro e la cipolla, per farlo sano. Raffaele, adesso piangerò di nuovo. Ok, fatto. Ho fatto il panino perfetto, ragazzi. Mettete mi piace. Cosa faccio con questi? A me non servono affatto. Sei fuori di testa, Stas? Ah, nel modo migliore. Io userò questo. Al posto delle verdure io metto marshmallow. E adesso Kit Kat!
Non fa bene alla salute, c'è troppo zucchero. E adesso metterò ancora marshmallow. E di nuovo lo sciroppo di cioccolata. E ora chiudiamo. È pronto finalmente, Stas. Io ci metto ancora dello sciroppo. Adesso è pronto. Ragazzi, sono senza parole. Lasciate che vi insegni io che sono lo chef a fare un panino come si deve. Che schifo. Mettiamo il pane. Rompiamo l'uovo. Prepareremo un panino con la frittata. E adesso cosa fai, Timon? Aspettiamo, sarà presto pronto. Fatto. Lasciamolo qui vicino. E ora, come sempre, metteremo ketchup e senape, i miei preferiti. Mettiamo la lattuga sopra. Ora le cipolle. E mettiamo anche i pomodori. Sopra il prosciutto. Pazzo! E adesso mettiamo il pane e le uova. Bravo, Dimon, bravo! Odisseo, dimmi, chi ha fatto il miglior panino, secondo te? Provo prima quello di Stas. È buono, ma è di nuovo dolce, quindi non lo so. È dolce perché ti piacciono le cose dolci, fratellino. Ora provo quello di Raffare. Raffare. Cos'è? Perché ci sono solo verdure all'interno? Che schifo! Cosa? Che schifo? Stai bene? È molto salutare, Odisseo! Oh, guardate com'è grande! Sì, Odisseo, sono stato bravo! Proviamo! Questo è un vincitore al 100%! No, sì, amici! Io devo vincere, ragazzi! E ora ho disegnato delle patatine fritte! Spero che ce la farete! Dunque, patatine fritte, Odisseo? Raffario, impara! Ah, capisco! Siete dei cretini, ragazzi! Guardate cosa ho io! Le patatine congelate, Stas, ti sembra normale? Sei geloso, Dimon! Verso l'olio! E adesso buttiamo le patatine! No, no, Stas, no! 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 Non averne più bisogno. Fine, basta. Sei impazzito, Stas. Capisci cosa hai fatto? Rischi di ucciderci. Volevo solo farla finita in fretta. Basta sciocchezze per oggi. Siamo qui per cucinare. Così finiamo la sfida. Uno, due. Ah, è così che si fa, Certo che è così, scemo. Guarda, impara a friggere le patate. Impara, forza. Che buon profumo, ragazzi! Ora aggiungiamo il ketchup e sarà pronto! Voi fate proprio schifo! La pancetta! Avvolgiamo la patatina nella pancetta! In realtà è un bravo chef! Sì! E aggiungiamo naturalmente la senape! Aggiungiamo anche una decorazione in cima. Mi è venuta un'idea, ragazzi! Al posto delle patatine metto delle gelatine e al posto del ketchup aggiungo lo sciroppo di fragole! Odisseo, adesso dici chi sarà il vincitore di oggi. Sarò sicuramente io. Ragazzi, guardate che belle queste patatine! Comincio da quelle di Raffario. Così, normale, li mangio quasi ogni giorno. Cosa? Così? Stai bene, Odisseo, sono le tue preferite. Adesso provo quelle di Dimon. Proviamo. Ragazzi, non mi
pancetta non è buona. Ma perché Dimon non aveva pensato al fatto che non mi piace la pancetta? Come? Non ti piace la pancetta? Tutti piace la pancetta. Ora proviamo quelle di Stas. Che patatine strane. Queste sono gelatinose e sono buone. Sono molto buone. Il vincitore è Stas. Oggi è Halloween e ho inventato gli scherzi più assurdi per Dimon. Andiamo! Ragazzi, come potete vedere, Dimon sta dormendo. Ho un palloncino, ragazzi. E ora metto la maschera sul palloncino. Guardate cosa sto per fare. Shh, ragazzi, guardate qua. Ho un'altra sorpresa per voi. Guardate questo. Ora dipingerò la maniglia della porta. Fantastico, stupendo. Spero che funzioni. Oh, la sua sveglia, ragazzi. Dimon sta per svegliarsi. Successo! Oh! Oh, cos'è? Ah. Che cos'è? Stas! Ancora un po', ancora un po', ancora un po'! Andiamo! Oh, Dimon, come stai? In che senso come stai? Stai scherzando? Non preoccuparti, Dimon. Andrai a lavarti la faccia o posso dare io un bagno? Vado a lavarmi! Ah, vai a lavarti, vai! Vuole la guerra e guerra avrai, Stas. Guardate che cosa farò. Stendo l'asciugamano di Stas e prendo la vernice rossa. Ora prendiamo la vernice e la mettiamo sulle mani. Ok. Ragazzi, guardate, sembra davvero divertente. Sembra proprio sangue. Bene ragazzi, ora lo mettiamo a posto, ma sull'altro lato, così non si vede nulla. E adesso Stas può andare a fare la doccia. Stas, vai, il bagno è libero. Oh, finalmente, vado a farmi una doccia. Vai, vai. Che bello. Cosa ha fatto? Dimon! Guardate che scherzo facile e bello farò. Metto della vernice sul rubinetto. Ottimo, pulisco ovunque, così Dimon non capirà niente. Bene, ottimo, andiamo! Dimon, io ti detesto. Anch'io ti odio. Stas! Cosa, Dimon? Ti sei già lavato, vero? Ho mangiato, quindi voglio andare a lavarmi i denti, ok? Sì, Dimon, è libero, libero, libero! Ok. Allora, ragazzi, mi lavo i miei bellissimi denti. Ora, ragazzi, devo inumidire con acqua così lo spazzolino diventerà più morbido. Che schifo, cos'è? Oh, credo che Stas mi abbia fatto un altro scherzo. Adesso se ne pentirà, Stas. Molto intelligente, Stas, bravo, sei molto lo intelligente. Lo so, Dimon, io ho 20 di IQ. Ma va. Guardate, ragazzi. Stas, davvero sei serio? Ti ho fregato di nuovo, Dimon. Vuoi vedere un film horror con me? Ok, Stas, sto arrivando. Aspetta, ti porterò qualcosa di buono. Ragazzi, qui ho due cupcake, ma ho anche il dentifricio, ragazzi. E gli zuccherini. Guardate che regalo che farò a Stas. Mettiamo del dentifricio sul cupcake per farlo sembrare una piccola torta. Ora lo decoriamo con gli zuccherini, così sarà ancora più bello.
Ottimo ragazzi, i nostri cupcake sono pronti! Stas, i cupcake sono pronti! Oh, Dimol, grazie mille, sembrano deliziosi! Dai, accendi il film, smettila di giocare! Aspetta, Dimol, li provo prima io! Prendi questo, idiota! Non si scherza con Dimol Danger! Ragazzi, ho qui il popcorn. Aggiungo il tabasco e popcorn di Mon. Lo verserò ovunque. Ragazzi, guardate, lo aggiungo dappertutto, dappertutto. Ecco fatto. Ragazzi, iscrivetevi così potrete partecipare al concorso. 5 PlayStation che metteremo in palio per voi. Iscrivetevi tutti. Adesso porto questo. Ecco di Mon, tieni, è tuo. Grazie. Cos'è quello? Oh! Brucia! Oh! Brucia! Oh! Oh! È uno scherzo, fratello! Che razza di scherzo è questo? Sei il peggior fratello del mondo! Sì, Dimonti, voglio bene anch'io, fratello! Oh, la porta! Qualcuno deve essere per fare uno scherzo o per mangiare qualcosa! Sì, Stas, ma ti ricordi cos'è successo l'anno scorso? Sì, mi ricordo molto bene! Cosa posso offrirvi? Com'è possibile? E che cosa farai ora, Stas? Adesso, Dimon, ho preparato un regalo! Dimmi, perché hai preparato dei lecca-lecca così belli per il rapinatore? Perché? Dimon, questi sono dei lecca-lecca speciali! Per fare delle lecca-lecca speciali, prendiamo i cavoletti di Bruxelles, li mettiamo sui bastoncini e poi nella Nutella! Ora ci aggiungiamo sopra degli zuccherini e il tutto è pronto! Bravo Stas, sei molto intelligente! Sì, Dimon! Oh, il campanello ha suonato di nuovo! Sì, vai! Vado! Buonasera, quest'anno è speciale! Buon appetito, amico! Sono sicuro che in questo momento sta godendo il lecca lecca. Ok Stas, oggi è stata una bella giornata. Ora devo andare a prepararmi per andare a letto però, ok? A presto Dimon, buonanotte fratello. Ci vediamo dopo. Okay. Non c'è niente, vediamo. Oh, non c'è niente, ok. Allora posso fare la doccia. Penso sia tutto ok. Penso che anche qui sia tutto ok. Ah, oh, che cos'è questo? Ah, oh, che cos'è? No, no! Prendiamo questo, lo svitiamo e lo riempiamo di vernice rossa. Ecco fatto. Pronto? Stas, papà! Dai su, leggiamo. Dobbiamo accendere le luci. Ragazzi, ho dello scotch biadesivo e un ragno come questo. E ora farò uno scherzo assurdo a Stas per spaventarlo. Apriamo la lampada, mettiamo lo scotch, incolliamo il ragno sopra, ottimo, e chiudiamo la lampada. Non appena accenderà la luce, apparirà un ragno! C'è un ragno enorme! Ah, Stas, pensi che sia un ragno vero? Cosa? Oh. Imbroglione! Dai, calmati! Dai, vado, vai! Va bene, Dimon, va bene! Oh! Oh, Stas! Oh, tac, tac, tac. Ah, ok. Oh.